Adoro i palloncini. Anch'io. Anche io. Tutti adorano i palloncini. Venite, dai, balliamo. Non bisogna far toccare terra ai palloncini. Fateli restare in aria. È divertente. Ecco la signora lupo. Chi di voi vuole le bolle? Io! D'accordo. Io prenderò fiato, lo tratterrò un po' e poi farò tante, tante grosse bolle. Io adoro le bolle. Sono uguali identiche ai palloncini. Sì, però scoppiano quando le tocchi. Guarda. Hop! Visto, ne è scoppiata una. Abbiamo fatto scoppiare tutte le bolle. Beh, possiamo sempre farne altre, Peppa. Chi è che vuole provare? Io! E va bene. Evviva! Siete tutti pronti? Sì, signora lupo. Dovete prendere fiato. Fiato. Trattenerlo un po'. Un po'. E ora soffiare. Tante bolle che volano nel cielo! Guardate che grande quella bolla! Non è una bolla, Pedro! Quella lassù è la luna piena! Ah! Lo sapete che cosa si deve fare quando c'è la luna piena? Si deve ululare! Perché si fa così? È quello che fanno tutti i lupi! Ululiamo alla luna! Wendy, puoi insegnare anche a noi a ululare? E va bene! Prima dovete guardare tutti quanti la luna e dopo ululate! Au! Non trovi, papino? Sì, divertentissimo. Mammina, e quelli cosa sono? Vai là dietro e prova ad affacciarti, Susy. E adesso che cosa succede? Susy, sei diventata un pomodoro enorme. Guardate, io sono una grossa carota. Oh, sì. E io sono una zucca. Benvenuti nel favoloso giardino dei dinosauri! Oh! Ammirate i nostri amici che si stanno avvicinando! E non vi fate impaurire, perché non sono animali veri! Sono copie identiche ai dinosauri che abitavano la Terra milioni e milioni di anni fa! Non è possibile! Cosa? Il triceratopo è vissuto nel periodo cretacico, mentre lo stegosauro nel giurassico. Quei due non avrebbero mai potuto incontrarsi. E tu come fai a saperlo? Perché sono un sapientino. Molto bravo. Qualcuno di voi vuole salire a bordo? Io! Signor Patato, come mai ci sono dei dinosauri a Patata City? Perché i dinosauri si nutrivano di patate. No! Comunque sia, a voi piccolini piacciono i dinosauri. Dinosauro! Evviva! Signore e signori, fatevi avanti! Provate anche voi il carosello delle verdurine! Venite! Avanti, amici! Proviamo il carosello delle verdurine! Quanto mi piace Patata City! Perché si imparano tante cose sugli ortaggi, mentre si ride e si scherza sulle giostre! Patata City, dove la magia delle verdure di giornata non ha mai fine. Adesso costruite le vostre maschere. Peppa usa carta velina colorata. Ecco, io ho fatto una maschera a forma di farfalla. Danny Cane sta usando dei bottoni e delle cannucce. Io invece ho costruito una maschera da robot. Susy Pecora usa delle piume. Io ho fatto una maschera da gufo magico. Io ho fatto una maschera da supereroe. Io ho fatto una maschera da carota. E il mio fratellino Richard è una mini carota, guardate. A noi piacciono le carote. George ha fatto una maschera da dinosauro. Dinosauro!
tempo. Ballo. Dimmi, Edmond, la tua che maschera è? Questo è il sistema solare, con tutti i pianeti. Già, certo. Ho incluso anche Plutone, malgrado venga classificato soltanto come planetoide. Molto bene, Edmond. Edmond Elefante è un sapientino. Allora, avete finito tutti? La mia sarebbe più bella con un po' di porporina. Per favore, possiamo avere la porporina, Madame Gazzella? Porporina! 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 Ci sono tanti oggetti luccicanti che potete usare! Nessuno è bello come la porporina! 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 No, la porporina si sparpaglia ovunque. È difficilissimo liberarsene una volta che si rovescia. È una vera e propria seccatura. Però è così speciale e magica. Per favore, possiamo avere la purpurina? Per favore! Va bene, ma una condizione. Promettete solennemente di fare molta, molta attenzione a non rovesciarla? Sì, promesso! D'accordo, vado ad aprire l'armadietto della purpurina. Madame Gazzella tiene la purpurina ben chiusa a chiave. Ricordate bene, avete promesso di usare la purpurina con molta, molta attenzione. Nonno Pig, purtroppo a me non è rimasto niente da fare. Come no? Tu puoi fare il direttore del circo. Hai anche il cappello a cilindro. E che cosa fa il direttore del circo? Il direttore del circo comanda su tutti. Evviva! Allora io sarò il direttore del circo. E che cosa devo fare? Devi dire: benvenuti nel mio mirabolante circo. Vedrete imprese impossibili, super straordinarie e meravigliose di questi artisti abili e coraggiosi. Siete benvenuti nel mio circo. Vedrete cose mirabolanti. Gli ospiti del ricevimento sono arrivati. Buongiorno a tutti, vi abbiamo preparato una sorpresa. Il tendone ospita un circo. Benvenuti, signore e signori. Benvenuti in questo fantastico circo. Per cominciare, sono orgogliosa di presentarvi la terrificante Candy Gatto. Grrr! Adesso ammirate George, Richard ed Edmond in sella ai loro tricicli! Continuate ad applaudire, vi presento Danny, sollevatore di pesi! Anch'io ho fatto il sollevatore di pesi! Riuscivo a sollevare niente meno che i trattori! Si esibirà come giocoliere con le patate e con un uovo. E infine risate a crepapelle con Pedro, il nostro pagliaccio. Ma già state ridendo, la parte divertente deve ancora venire. Questa era la parte divertente. Era davvero un numero da risate a crepapelle. Grazie a tutti, era l'ultimo numero dell'incredibile e impossibile circo di Peppa. Evviva! Peppa è il costume della Francia. Io sono la Francia. George è la Russia. Pedro è l'America. Yuhu! Zoe è il Giappone. Konnichiwa! E Susie è l'Olanda. Hallo! Non lo so pronunciare bene l'olandese. Signora maestra, che cosa faranno i paesi di tutto il mondo oggi? Canteranno in coro la canzone dell'armonia tra i popoli. Evviva! A me piace tanto cantare. Anche a me piace. Allora, siete pronti a cantare in coro? Sì, signora maestra! In tutto il mondo, pace e amor. In tutto il mondo, pace e amor. In tutto il mondo, pace e amor. Pace e tanto amore. Molto bravi! E più tardi la canteremo insieme ai vostri papà e alle vostre mamme. È ora di giocare. Divertitevi! E giocate senza litigare? Tutti i paesi si divertono nel parco giochi. La Gran Bretagna va sullo scivolo. Whee! Francia e Svizzera sono sull'altalena. La Germania gioca a campana. Uno, due, tre.
L'America, la Russia, la Spagna e la Grecia sono nel recinto della sabbia. Voglio costruire un'enorme castella di sabbia. Yuhu! Ma ecco che arrivano l'Olanda e il Giappone. Adesso tocca a noi giocare nel recinto della sabbia. Perché? Perché voi avete già giocato abbastanza. Potete andare sullo scivolo adesso. Ma noi vogliamo continuare a giocare qui. Oh no, nel recinto della sabbia non c'è abbastanza spazio per tutti i paesi. Perché stanno piangendo? Perché non vogliono far giocare noi nel recinto. Ma noi siamo arrivati qui per primi.